La passione per la musica di qualità da noi si sente. Sei su Radio Panorama. Momento importante atteso per l'intervista agli autori della musica italiana. Un anno ricco di successi, il podio tra le nuove proposte del Festival di Sanremo 2021, terzo con Scopriti, collaborazioni musicali con Roy Paci, Selton, si è esibito al concerto di primo maggio di Roma, aperto i concerti di Daniele Silvestri, Max Gazzè, Carmen Consoli. Senti che musica è il suo singolo precedente, esce ieri il suo nuovo singolo che si intitola Come No, che anticipa il suo nuovo progetto discografico. Con noi Folcast, ciao! Ciao a tutti, ciao Salvo! Ciao Daniele, ciao. Il tuo vero nome è Daniele Folcarelli. Io sono Daniele. Sì, Daniele Folcarelli è il mio nome, Folcast, allora, l'alias. Allora, partiamo dal tuo nuovo singolo Come No. Come è nata questa, diciamo, canzone? È nata con dopo una discussione che c'è stata con la mia compagna, e quindi poi da lì ho trovato un po', ecco, del terreno fertile su cui scrivere, cioè nel senso, quello mi ha dato un po' la rabbia e la spinta per sfogarmi, grazie a un'idea musicale iniziale di Federico Gelli, che è un mio amico produttore, strumentista, musicista, insomma. Che mi aveva inviato già dei beat, delle basi, delle strumentali su cui lavorare. Su una di quelle ho cominciato a lavorare, ecco, da lì è partito dopo tutto. Questa discussione. Diciamo di sì, che queste due cose messe insieme hanno fatto sì che poi io scrivessi. Ma perlomeno vi ha fatto fare pace. Ci ho fatto fare pace, ma sì, poi io in realtà poi, esatto, quando litigo bene o male, la vedo sempre come insomma, vuol dire che è viva la cosa, no? Certo, quindi certo. Sono sempre abbastanza positivo. Poi è chiaro, cioè, nel senso, ci sono situazioni e situazioni. Ma nel mio caso sì, quella volta ci ho fatto. In una relazione, la relazione è viva se appunto ci sono le discussioni. In una relazione, sì. Qual è il segreto per stare bene insieme, se ce l'hai? La soluzione. Non lo saprei di salvo. Penso che, insomma, io credo. Te lo chiedo da sposato, quindi io sono uno sposato. Ok. Tu saprai dirmelo, ti rigiro la domanda, ecco. Qual è il segreto? La pazienza. Quello è vero, guarda, la devo pazienza. Dire ho insomma testimonianza dei miei che mi hanno dato tanto sotto questo punto di vista, ma a parte del rapporto inteso proprio come dire standard, pare una parola brutta, nel senso dico quello che conosciamo tutti, quindi stare insieme due persone proprio a livello di amore, cioè quello che amore, si respirava sì. A casa, quando stavo a casa, certo. Era una questione di armonia, di ascolto, armonia. Di comprensione. Comprensione, senza mai andare certo. Con toni alti, alzare i toni, era sempre molta, come hai detto tu, anche pazienza sicuramente, però era proprio ascolto principalmente, certo. Secondo me è importante, poi non so se è il segreto, quello che mi hanno insegnato un po', che mi hanno trasmesso più che insegnato è stato... Da come racconti la tua famiglia devi essere un bravo ragazzo, non ti conosco ma sono certo, oltre ad essere un bravo artista, la frase invece che sintetizza questo pezzo, Folkes? La frase che sintetizza questo pezzo, beh, io penso che l'inizio sia molto importante, cioè è un po' come in un buon libro, no? Avevo letto questa cosa, non so chi l'aveva scritta, qualche editore, che insomma un buon libro riassume tutto, poi già dall'inizio, bene o male, ti spiattella in faccia già tutta quella che sarà la storia che tu leggi, però poi comunque ti incuriosisce e la leggi. Io spero insomma di riuscire a farlo anche nelle canzoni, mi piace come chiave di lettura, poi difficilissimo, però ecco, sarebbe più facile andarsene invece che combattere di nuovo io e te, un po' riassume quello che è il senso della canzone, perché poi ecco, è nata da una discussione, io insomma ci siamo divisi per qualche ora, poi ci siamo riappacificati, però alle volte poi uno pensa che è più facile andarsene invece che restare e combattere quelle che sono un po' le difficoltà che si vengono a creare, ma questa poi è sempre una cosa che, come ho fatto per Scopriti, ti può ricondurre anche a se stessi, no? Certo. Sarebbe più facile scappare da difficoltà, tutti i problemi che uno si fa a livello proprio di mente, di testa, mentre affrontarli chiaramente richiede più fatica, però è sicuramente più soddisfacente, poi insomma le cose più semplici non sempre, appunto, non credo sempre siano le più giuste, anzi. E le soluzioni giuste. Allora, programmi futuri, Folcast? Programmi futuri, allora, a parte Come No, appunto, che è uscita ieri, sicuramente... C'è un tour? I live?
c'è un tour ad aprile. Guarda, in realtà, insomma, andando in ordine cronologico, a gennaio esce il disco, quindi questo posso fermarlo. Ci saranno appunto altri brani nuovi e anche, insomma, le vecchie canzoni, vecchie inteso scopri di Senti che musica, insomma, non tanto vecchie, bellissimo, però già edite. Grazie. Anche questa è un capolavoro, è un sound nuovo, e poi tu che hai familiarità con l'R&B, il soul, mischiato appunto con il pop, hai fatto dei capolavori. Sei qui perché sei apprezzato molto dalla nostra radio e i tuoi dischi sono veramente apprezzati e in rotazione radiofonica ogni giorno girano. Quindi siamo felici di averti come ospite stamattina. Allora, tour in tutta Italia, in Sicilia, per favore, scendi in Sicilia, io vorrei vederti dal vivo. Ma guarda, io penso proprio, non voglio lanciarmi, perché poi chiaramente queste cose, insomma, sono persone che si impegnano e lavorano per far sì anche che questo accada nel migliore dei modi, quindi nelle migliori condizioni possibili, però io ho un, come dire, una buona speranza di venire in Sicilia, anche perché è una terra che amo, quindi io vorrei proprio venire quanto prima a suonarci. Già quest'estate, vabbè, è saltato quello, appunto, un evento che dovevo venire a fare giù, dove appunto avrei incontrato anche Roy Paci, quindi sarebbe stata anche un'occasione per Hai molti per amici siciliani nell'ambiente della musica, Carmen Consoli, no. Roy Paci, sì, Davide. Insomma. Davide Shorty, Davide, che è palermitano, che è stato anche qui con noi. Esatto. È una terra bellissima, calda, quindi poi, insomma, se escono fuori dei talenti, delle persone così, non è un caso, no? Penso poi. Quindi spero veramente che si riesca ad organizzare, ma io, insomma, come ti dicevo, la vedo positiva, penso che qualcosa sì. Ci farai sapere quando arriverà la notizia e il nuovo album, ti ospiteremo ancora per parlare un po' più a lungo. Intanto l'ultima domanda: quali sensazioni e quali riflessioni, insomma, ti piacerebbe riuscire a trasmettere a chi ascolta la tua musica e chi ascolta questo brano? Ma io è quello che un po' l'appello che faccio, perché poi me lo faccio anch'io, siamo in un periodo in cui è tutto molto veloce, tutto molto, come dire, che passa molto in fretta, no? Siamo abituati a scrollare, insomma è un po' una sintetizza, è una piccolissima analisi, niente di nuovo, che è quello che un po' stiamo vivendo, secondo me, no? Quindi siamo molto abituati a scorrere, andare veloci, a perderci molto magari dei dettagli. Ecco, quello che posso dire, ecco, che posso chiedere magari a chi ha intenzionato, a chi poi si mette ad ascoltare, si cimenta nell'ascolto della mia musica, del mio disco, ma poi è un appello che può essere allargato anche un po' alla musica in generale, determinato tipo magari, di dare tempo, di dar tempo alla musica di appassionarci un po', perché poi non tutte le cose sono, magari si apprezzano immediatamente, no? Quindi ad alcune cose serve del tempo, ma poi è sempre quel discorso che ti facevo e si lega anche al senso, al significato del brano e un po' in generale della musica, delle canzoni che faccio. Cioè che alcune cose sono belle perché magari anche sono un po' più complicate. Con questo non voglio assolutamente elevarmi a fare cose complicate, no, non è quello che dico, però magari alcune cose hanno, ecco, bisogno del tempo per crescere dentro proprio di sé a livello di ascolto, di orecchio, quindi l'appello è di darmi tempo, e poi se una cosa arriva subito io sono contentissimo, se non arriva sono comunque contento lo stesso, che è stata ascoltata, però ecco, io cerco sempre di trasmettere questo, di prenderci del tempo da dedicare all'ascolto della musica che ci piace, non devo essere per forza io, però insomma, Folcast, grazie per essere stato qui con me e con Radio Panorama. Grande Angolare ti ringrazia per la tua gentilezza, per il tuo nuovo disco, con la promessa naturalmente che quando realizzerai il nuovo lavoro passi a trovarci, e comunque eventualmente anche un'altra telefonata con video, ce la meritiamo per la bellezza delle persone che siamo, assolutamente. Allora, sì, allora ti saluto, però prima di salutarci tu devi semplicemente dare il saluto agli amici di Radio Panorama, ti presenti e presenti la tua canzone. Ok, io ti ringrazio intanto, Salvo, e poi passo ai saluti. Grazie ancora agli amici di Radio Panorama, mando un abbraccio, io sono Folcast e
andate ad ascoltare, se volete, il mio nuovo singolo che si intitola Come No. Ciao, grazie Folcast. Ciao, salvo, ciao, ciao, ciao. Mettiti comodo, mettiti comodo e goditi il sound perfetto della tua radio preferita. Ora sei su Radio Panorama.